Finalmente Chiara su panorama.it, benvenuta. Ciao. Allora, hai presentato Nessun posto a casa mia, che secondo me è il brano più delicato di tutto questo festival. Grazie. Com'è stato? Pensi di essere arrivata al tuo pubblico? Penso che piano piano, però in serata che la canzone stia arrivando un po' di più. Sapevo comunque che doveva essere cantata più volte e sapevo che comunque non era propriamente dal primo ascolto, perché sono stata molto minimalista e anche nel modo, nell'approccio alla canzone, nell'arrangiamento. E quindi sì, sono contenta perché in realtà mi sono stupita in positivo, pensavo che sarebbe stato più difficile. È uscito anche da poco il tuo video ufficiale della canzone e mi ha colpito perché mi sembra di aver capito che per te conti molto anche ora l'aspetto, la resa grafica. Beh, è bello, diciamo che dentro all'interno di quel video ci sono molti simboli. Abbiamo preso, tra l'altro il regista è un regista molto bravo pugliese che si chiama Tiziano Russo, e con lui abbiamo parlato molto e abbiamo anche preso ispirazione dai film che ci piacevano e credo che il video sia veramente perfetto per rappresentare la canzone, quindi ne vado molto fiera. La tua prima volta a Sanremo è stata pochi mesi dopo la vittoria X Factor, come ti ricordi di quel... Niente? No, un buco nero, non mi ricordo niente. Quindi non so proprio che cosa sia successo. Allora, da un anno e mezzo stai lavorando al nuovo disco che uscirà il 24 febbraio, sì, mi sembra. Febbraio. Su cosa hai lavorato, come sarà? Beh, c'è stato un cambio di direzione anche nella... C'è stato un cambio di direzione, più che altro sono ritornata un po' più alla musica, alla verità, diciamo che mezzo album è stato comunque nato nel mio salotto, è stato prodotto da Mauro Pagani, c'è comunque una volontà di tornare agli strumenti veri, alla voce e a quello che dovrebbe essere una canzone. E quindi io mi ci sento bene all'interno di questo ambiente e quindi sono contenta e penso anche che si veda. So benissimo che sarà un processo più lento, però sono 4 anni comunque che alla fine faccio esperimenti e quindi ormai tutti gli scenari li ho praticamente quasi tutti vissuti, quindi sono consapevole della mia scelta. In gara con te c'è anche Michele Bravi, che è un tuo caro amico. Che è una bellissima canzone, spero che vinca. Addirittura? Sì, speriamo, sarebbe proprio bello. Che rapporto vi lega? Ma se noi siamo amici da un sacco di tempo e in realtà questi nostri concerti li abbiamo condivisi nel segreto delle nostre case. E quindi sapevo come ha lavorato e so quanto abbia lavorato per arrivare fino a qui. Sono contentissima di questa rivincita. E quindi poi è stato anche molto bravo sul palco. Assolutamente. E quindi ho comprato la sua canzone perché è bella e anche mia sorella mi ha detto che ci si fa le paranoie. Anche io. L'ultima domanda riguarda le tue Instagram stories, perché non possiamo non parlarne. Ho appena scoperto ad esempio che hai rubato il cartonato di Sorrisi. Sì, devo ammettere che siamo andati lì, ero dal gelataio, mi sono tolta, ero vicino a un gelato, quindi ho preso il cartonato e l'ho messo dentro al van. Va bene, me lo porterò dietro, così anche io avrò un selfie con Chiara. Che cosa invece nelle Instagram stories non rientra o ci tieni a tenere per te? Ma tutte le cose serie, ovviamente, sulle Instagram stories non le metto. Mi piace mettere nelle Instagram stories in retroscena simpatici di tutte le cose serie che faccio. Perfetto, in bocca al lupo. Crepi, grazie.